ADL questa volta è veramente sgarrato. È veramente sgarrato. L'ha fatto tante volte nella tua vita, hai detto tante cazzate nella tua vita. Ma questa volta veramente non si può dire nulla. Cioè, fai schifo. Sono maiale. Bello a tutti, ragazzi. Bentornati ai cugini di campagna. Un nuovo video dei cugini di campagna. L'ho detto due volte. Quest'oggi ci ritroveremo a parlare di alcune dichiarazioni che hanno dato veramente tanto fastidio sia a me che credo tutti i tifosi giallorossi, ma credo anche a chi abbia seguito la Champions di quest'anno e chi abbia tifato Roma in Champions, non lo so, per simpatia, perché tifa l'italiano in Champions. Bene, cosa è successo? Avantieri, ovvero l'11 luglio, oggi è il 13 luglio, ieri era il mio compleanno, sono 14enne, quindi non fatemi gli auguri in ritardo, non me li avete fatti, avete fatto bene. Allora, quindi, 11 luglio presentazione di Ancelotti al Napoli, c'è naturalmente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il cinematografico, come cazzo si dice, torna a fare cinema d'Hollywood, tutto quello che volete. E niente, tutte le presentazioni normali, Carletto così, sempre il solito, anche se non l'ho vista, ho visto solo la striscia, la parte in cui ha detto le dichiarazioni di cui volevo parlare. Allora, quel pazzo di un attore cinematografico, regista, è arrivato a parlare della Champions in generale e si è ritrovato a parlare della Roma e del suo cammino in Champions, un cammino che io non voglio che si tocchi perché non è un cammino da nulla, anzi, e invece mi è stato toccato da quel bravo ragazzo e niente, De Laurentiis ha affermato che il cammino della Roma in Champions è stato molto favorito dal fatto che la Roma abbia incontrato avversari non all'altezza. Ora, che cazzo dici? Sei stato inviato allo Shakhtar Donetsk. Dai, che è un'ottima squadra, eh. E poi l'abbiamo eliminato noi. Quindi, cosa significa? Cosa significa? Sto agitando pure il telefono. Allora, siamo partiti giocando contro l'Atletico Madrid. Ci ha visto contro il Karabag. Un pareggio, una vittoria molto buona, molto importante sul campo del Karabag. Non dico che c'era molta, non c'era certezza di passare il turno, però c'era la speranza. Poi che è successo? Ci sono state due partite importantissime col Chelsea. Il pareggio a Londra. Il pareggio a Londra. Tu che hai fatto a Manchester contro il Manchester City? Hai perso. La vittoria 3-0 allo stadio. E io c'ero, posso raccontarvelo, è stata un'emozione unica. È stato là abbiamo veramente capito che potevamo farcela. Poi lasciamo trapassare anche la sconfitta a Madrid, con la quale purtroppo le speranze sono un po' diminuite, non dico diminuite, però c'erano ancora speranze, ci si poteva credere. E poi la vittoria sul Karabag, gol di Diaghito Perotti. E passa la Roma, passa la Roma, passa la Roma. E tu? E tu? E tu che hai fatto? E tu che hai fatto? Sei uscito in un girone del calibro di da ultimo. No, non mi ricordo se è ultimo. Non mi ricordo bene, comunque è passato un po' di tempo. Però Manchester City e Shakhtar sono passati e hai perso l'ultima contro il PSV. Oh, ma sei scemo, ma sei tutto scemo. Poi per non parlare della fase ad eliminazione diretta in cui abbiamo eliminato lo Shakhtar, che è un avversario alla nostra portata, ma comunque un avversario con cui te la devi giocare. Infatti ce la siamo sudata e anche lì sono andato allo stadio, al ritorno. E poi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto la remontata, abbiamo battuto il Barcellona 3-0 in casa. E tu stavi sul divano a sperare di vincere il campionato, uscendo dall'Europa League. Che ne pensi, De Laurè? De
10 aprile 2018, ti dice qualcosa? 3-0 al Barcellona. Poi che è successo dopo? Semifinale contro il Liverpool, mezza rogna contro il Liverpool all'andata. E poi? E poi? Abbiamo fatto un partito al ritorno, uscendo sfavoriti dagli arbitri. E tu? E tu stavi lottando per il campionato. Sto diventando monotono, perché non è un argomento di cui si può parlare, cioè non puoi mettere bocca su una piccola impresa, non dico impresa, però piccola impresa si può benissimo dire. Piccolo miracolo. Allora, tu fai bene ad aver preso De Laurentiis, bravo, hai fatto un bel colpo, però zitto, state zitto, non mette parole sugli altri. Con questo discorso non voglio litigare nessuno, se siete tifosi del Napoli, non ho nulla contro il Napoli, anche io, anzi, spero che quest'anno il Napoli riesca a strappare lo scudetto alla Juventus. Però potete rendervi conto delle dichiarazioni del vostro presidente anche da soli. Quindi, raga, io vi ringrazio di tutto, lasciate like al video, condividete il video, link in descrizione Instagram, grazie a tutti del supporto, grazie a tutti raga, bella a tutti raga.